Eccoci per un'applicazione un po' particolare, sempre intorno all'orecchio. Abbiamo parlato di tutte le varie possibilità di trattamenti per le orecchie, dall'otoplastica, alla correzione del buco, della schisi, ai tubaretti. C'è ancora una cosa che non abbiamo ancora parlato, che è questa. Vedete che nel corso degli anni il lobo perde di consistenza, lo vedete che diventa più e si allunga, ok? E quindi contribuisce anche ad allungare il bucchino dell'orecchio e dà un aspetto un pochettino più stanco a tutta la zona. Cosa si può fare per migliorare questa cosa? Il lobo è praticamente costituito da tessuto adiposo e quindi noi andiamo a riempirlo con la semplice fiala di acido ialuronico, che sono le fiale di acido ialuronico che utilizziamo normalmente per le rughe, per le volume, cose di questo genere. Una fialetta, mezza fialetta per parte, si ha subito un ottimo risultato. Vedete che praticamente si tiene così, ecco qua, sono già dentro nel lobo e vado a riempire praticamente il lobo. Piano piano, la paziente non dice niente, ma è viva, giusto? Certo. E quindi non è una cosa dolorosa e con questo tipo di riempimento subito il lobo prende un'altra consistenza. E quindi ecco una tecnica un po' particolare di ringiovanimento del lobo auricolare. Un caro saluto a tutti!